Allora, iniziamo con la parte 2 dell'esercitazione di Richards. Nella lezione precedente, scusate, ma ok, nella lezione precedente abbiamo visto la parte 1, che consiste nella creazione della griglia. Ora, in questa lezione vedremo come si effettua una simulazione utilizzando il modello di Richards, quindi utilizzeremo la console di OMS, in cui all'interno vi è appunto il modello che ha implementato il dottorando Niccolò Tubini, che risolve appunto l'equazione di Richards. Quindi noi fino adesso abbiamo praticamente creato la griglia, con la prima parte dell'esercitazione. Adesso ci occupiamo quindi del run del modello e la terza parte dell'esercitazione sarà appunto il plottaggio dei risultati. Allora, prima di tutto, per utilizzare il modello di Richards dobbiamo aprirlo, quindi come vi ho fatto vedere nella primissima lezione che abbiamo fatto di installazione dei programmi, bisogna aprire il progetto di Richards che vi ho inviato appunto, che avete caricato nella cartella del corso. E il progetto si apre attraverso questa icona qui in alto a destra. Si aprirà una schermata di navigazione. Dovete semplicemente cliccare sulla cartella del progetto, aprirlo e si aprirà la schermata che vedete qui nella slide, che sostanzialmente rappresenta appunto il modello di Richards. Ora vediamo nel dettaglio le varie parti del modello che sono appunto presenti all'interno della console di OMS. Quindi prima lo vediamo singolarmente e poi lo vediamo insieme nella console di OMS. Allora, per quanto riguarda le condizioni al contorno, allora abbiamo detto che quello che noi stiamo facendo è simulare il processo di infiltrazione in una colonna di suolo. Questo processo di infiltrazione noi lo effettueremo per un periodo di tempo, può essere 2 giorni, come può essere un anno. Ma in questo lasso di tempo però noi dobbiamo definire quelle che sono le condizioni al contorno nella parte superficiale, quindi al top, e nella parte al fondo, quindi al bottom. E queste condizioni al contorno vengono definite tramite delle serie temporali, quindi dove per ogni time step ci sarà il valore della precipitazione o della condizione al contorno al fondo che vogliamo. E queste condizioni appunto sono dei file, semplici file CSV che devono essere inseriti appunto, come ho detto prima, in superficie e al fondo. Come vengono inseriti questi file? Vi sono all'interno del progetto OMS queste stringhe dove voi al posto, per esempio in questo caso, di test all 0 metterete per la condizione al contorno al top, quindi in superficie. Può essere un flusso nullo come in questo caso, quindi considerando una precipitazione nulla e vedendo quindi semplicemente come si svolge il processo di infiltrazione a causa per esempio del drenaggio o successivamente potremmo vedere per semplice evapotraspirazione, oppure se avete una serie temporale che avete scaricato da Meteo Trentino o da qualunque altro posto, magari l'avete inventata, qui potremmo mettere una precipitazione. Allo stesso modo, per quanto riguarda invece al bottom, la condizione al contorno definisce in questo caso quello che è il flusso che si ha al di sotto quindi appunto al bottom. E anche qui sarà una serie temporale in file CSV. Anche in questo caso io ho messo che il flusso era nullo. Quindi diciamo, dal fondo della mia colonna di suolo non vi era assolutamente nessun flusso. Dopodiché, allora, i file delle time series devono avere una formattazione particolare, ma non preoccupatevi di questo perché ho creato un notebook apposta insieme a Nicolò che permette di formattare qualunque serie temporale voi avete
in modo tale da adattarla al progetto di OMS. Chiamiamola formattazione di tipo MS. Questa formattazione è, come vedete qui, ha questa impostazione. Sostanzialmente è caratterizzata da un formato di data che presenta l'anno, il mese e poi il giorno, e poi l'ora espressa in ora e minuti. Dopodiché vi è un'altra colonna che invece identifica i valori di precipitazione o di flusso in base al tipo di time series che stiamo analizzando. Dopodiché, un'altra cosa da inserire è la data d'inizio e la data di fine. Come ho detto prima, all'inizio della lezione, noi stiamo effettuando una simulazione per un lasso di tempo, che può essere appunto 2 giorni o un anno. In questo caso, vedete che la data d'inizio è il 1 gennaio del 2017 alle ore 00, la data di fine è invece il 28 gennaio 2017, sempre alle 00. Quindi bisogna inserire il formato cioè la data. Attenzione a utilizzare esattamente questo tipo di formato, ma soprattutto attenzione al fatto che queste date devono essere contenute nella time series che ne abbiamo inserito. Altrimenti il programma ci darà l'errore e ci dirà: guarda che la data che hai inserito non è contenuta nella tua time series. Dopodiché bisogna inserire l'intervallo temporale che noi vogliamo, venga effettuata la nostra simulazione. Cioè, se noi per esempio abbiamo una precipitazione che abbiamo scaricato dal sito Meteo Trentino Oraria, qui come time step, dato che è espresso in minuti, metteremo 60. In questo modo il modello di Richards ci darà un output ogni 60 minuti. Altrimenti, come in questo caso, se vogliamo una soluzione di fino, ma ovviamente il modello però deve avere una time series di ogni 5 minuti, quindi dovete creare o scaricare una precipitazione o una condizione al contorno ogni 5 minuti, con un time step di ogni 5 minuti, qui metterete appunto 5. Dopodiché, come avete visto con il professore nella lezione che riguarda la struttura di un SIM file, i SIM file sono costituiti da una parte in cui vi sono le componenti che costituiscono il modello e che diciamo, permettono al progetto OMS di darvi poi un risultato. La prima componente, in questo caso ReadNetCTF, legge quella, diciamo, la griglia che avete creato durante la prima parte dell'esercitazione. Dopodiché il solver invece risolve l'equazione di Richards. I reader vanno a leggere le condizioni al contorno al top e la condizione al contorno al fondo. Il buffer quello che fa è andare a scrivere, o meglio, a memorizzare tutte le soluzioni che voi avete calcolato durante la simulazione. Supponiamo che la simulazione dura un anno, il modello gira, quindi ogni anno, ogni ora calcolerà un risultato. Questi risultati vengono memorizzati momentaneamente diciamo, in un ambiente che si chiama buffer, e dopodiché, tramite il ReadNetCTF, alla fine della simulazione vengono scritti. Questo processo è stato fatto da Nicolò per velocizzare diciamo, la simulazione. Considerate che, per esempio, una simulazione di un anno, considerando una precipitazione oraria, dura semplicemente 40 secondi. E questo è permesso proprio grazie, a parte tutta la struttura del modello, grazie anche a questa tipologia di memorizzazione dei risultati e poi scrittura alla fine. Dopodiché, ora qui iniziano, diciamo, inizia la parte che dovete essere voi stessi a modificare, ed è la parte un po' più particolare. Allora, innanzitutto vorrei farvi vedere che vi ho mostrato io delle slide in cui ci sono delle parti scritte in verde e delle parti scritte in rosa. Questo perché le parti in verde, come potete immaginare, sono dei commenti, mentre le parti queste in rosa scuro sono le parti di codice praticamente, che voi stessi dovete appunto modificare.
Se volete inserire dei commenti, inserite gli slash come potete vedere in figura e inserite dei commenti. Allora, il primo file da inserire è ovviamente la griglia, perché come abbiamo detto, la griglia rappresenta la fondazione del modello di Richards, come abbiamo detto nella lezione precedente. Quindi dobbiamo inserire il file della griglia e dopodiché, coerentemente con la scelta che abbiamo fatto per creare la griglia sulla tipologia di parametrizzazione, dobbiamo inserire qui, dove vedete Van Genutten, dobbiamo inserire qui la tipologia di parametrizzazione che vogliamo. Vedete che vi sono anche due tipologie di parametrizzazione, Van Genutten-Bachmann e Brooks-Corey-Bachmann. Queste due parametrizzazioni praticamente sono delle parametrizzazioni un po' più particolari di Van Genutten e Brooks and Corey, che tengono conto del fatto che la temperatura ha un effetto sulla suzione. E per farvi vedere come diciamo, questi risultati, diciamo, qual è appunto l'effetto di queste parametrizzazioni, vi ho portato qui un esempio di simulazione che ha effettuato Nicolò, dove Nicolò praticamente ha utilizzato il modello di Van Genutten-Bachmann variando la temperatura del suolo e vedendo come varia il ponding, che immagino voi sapete cos'è, è l'acqua che si forma al di sopra della colonna di suolo, quindi in superficie, la lama d'acqua che si forma in superficie. Quindi variando appunto la temperatura, solo variando la temperatura, quindi tutte le altre condizioni al contorno rimangono uguali, e utilizzando quindi questa parametrizzazione di Van Genutten che considera l'effetto che ha la temperatura sulla suzione, come varia il ponding? Questo è per esempio, è un esempio di simulazione che voi potreste fare e portare poi all'esame. Per fare vedere appunto come varia il modello e sperimentare voi stessi cosa succede cambiando i vari parametri. Ma questo è uno dei tanti parametri, ora vediamo gli altri. Un altro parametro molto importante è la parametrizzazione della conducibilità idraulica. La conducibilità idraulica, Nicolò ha implementato la teoria di Moalem. E alla teoria di Moalem ha associato le curve di ritrazione di Van Genutten, Kosuchi, Brooks-Corey e Romano. Quindi qui, coerentemente con la scelta che avete fatto sempre prima riguardo alla parametrizzazione per la griglia, dovete inserire la stringa Moalem-Van Genutten o, se avete scelto per esempio Kosugi, Moalem-Kosugi, esattamente come riportato qui nei commenti. Dopodiché, un'altra caratteristica della conducibilità idraulica è che anche essa dipende dalla temperatura, o meglio, la conducibilità idraulica dipende dalla viscosità dell'acqua, che a sua volta dipende dalla temperatura. Quindi c'è appunto questa correlazione tra conducibilità idraulica e temperatura. Nicolò ha implementato un modello, che è il modello di Ronan del 1998, che appunto è una modellazione di questa correlazione e se quindi voi volete fare variare la conducibilità idraulica in funzione della temperatura che c'è nel suolo, qui al posto di no temperature dovete scrivere Ronan 1998. In questo modo il modello sa che, data una conducibilità iniziale che ne abbiamo inserito quando abbiamo creato la griglia, che è il KS, data la temperatura del suolo che inseriremo in qualche stringa, in qualche linea di codice successiva, il modello saprà come calcolare, cioè come correggere la conducibilità idraulica in funzione del modello di Ronan. Quindi, per esempio, anche in questo caso, voi potreste fare una simulazione considerando sempre le stesse condizioni al contorno, la stessa griglia e tutto, una in cui non considerate diciamo, la dipendenza della conducibilità idraulica dalla temperatura e un'altra invece considerando queste dipendenze inserendo Ronan. Come vi ho detto, bisogna inserire la temperatura del suolo per fare tutte queste prove. La temperatura del suolo va inserita qui. Qui è inserita in gradi Kelvin. Ovviamente 293,15 significa che stiamo considerando una temperatura del suolo a 20 gradi. E
Per utilizzare il modello di Ronin, dovete sapere però che diciamo, il modello di Ronin effettua una correzione della conducibilità idraulica quando la temperatura del suolo è diversa da 20 gradi. Cioè, se noi abbiamo la temperatura del suolo uguale a 20 gradi, la correzione è nulla. Quindi la stessa conducibilità idraulica, cioè la conducibilità idraulica che noi abbiamo inserito nella griglia, verrà calcolata ugualmente nel modello di Ronin. Ovviamente se qui noi andiamo a inserire il Ronin 1998. Invece, se la temperatura è superiore ai 20 gradi, il modello di Ronin correggerà la conducibilità idraulica, che vi posso dire sarà maggiore rispetto a quella che voi avete inserito come input. Viceversa, appunto, se la temperatura è inferiore a 20 gradi, anche la conducibilità idraulica sarà minore. I parametri che vedete invece qui, solver beta e temperature R, non sono da modificare, quindi lasciateli così per come sono. Sono dei parametri che si trovano in letteratura e che per il momento non vanno toccati. E per farvi vedere diciamo, qual è l'effetto che ha la temperatura sulla conducibilità idraulica, vi ho riportato anche qui una simulazione che ha fatto Nicolò, che praticamente, come potete vedere, il blu rappresenta le temperature più fredde, mentre il rosso le temperature più calde. Vedete anche in questo caso il ponding e come varia il ponding al variare della temperatura. Quindi vedete quanto è grande l'effetto che ha la temperatura sulla conducibilità idraulica. E questo è anche un altro esempio di simulazione che potete fare. Dopodiché, allora, abbiamo parlato delle condizioni al contorno prima. Allora, le condizioni al contorno, dopo che abbiamo definito i file CSV che il modello deve leggere, dobbiamo anche definire però che tipo di condizioni al contorno sono. Allora, sapete che in superficie la condizione al contorno sarà sempre di tipo Neumann. Cioè noi con Neumann assegniamo. Cioè, o meglio, allora, la condizione al contorno, scusatemi, la condizione al contorno in superficie è sempre di tipo Neumann, poiché il modello è stato creato, il metodo numerico è stato creato esattamente in questo, per la condizione di tipo Neumann. Dopodiché, il codice, nel momento in cui si va a formare una lama d'acqua in superficie, in realtà noi dovremmo dare una condizione al contorno di tipo Dirichlet. Perché con la condizione al contorno di tipo Dirichlet si assegna la suzione in superficie, ma il modello non ha bisogno di aver cambiato condizione al contorno. Noi semplicemente inseriamo top Neumann qui, quindi lasciate sempre qui top Neumann, e il modello, il metodo numerico implementato, gestisce automaticamente il passaggio da una condizione Neumann a una condizione di tipo Dirichlet perché le equazioni di Richards che sono implementate sono accoppiate alle equazioni delle acque superficiali, quindi gestisce tutto automaticamente il modello. Per quanto riguarda invece le condizioni al fondo, le condizioni al fondo possono essere di quattro tipi. Allora, per quanto riguarda la condizione di Dirichlet, in questo caso appunto si assegna il valore della suzione al fondo, oppure potete avere una condizione bottom free drainage, secondo cui, cioè questa è la condizione di drenaggio libero, quindi il flusso che si ha nella parte inferiore della colonna di suolo è governato solo dal gradiente di gravità. Dopodiché abbiamo la condizione bottom impervious, che invece è una condizione in cui non è ammesso un flusso. Quindi tutto quello che entra dalla parte superficiale della colonna rimane praticamente all'interno del nostro dominio di calcolo. Infine, vi è appunto la condizione di Neumann, che assegna un flusso. In questo caso, se il flusso è negativo, quindi viene sottratta acqua dalla parte inferiore della colonna, deve essere negativo. I valori proprio della serie temporale devono essere negativi, altrimenti se il flusso è entrante, per esempio vi è una falda o non so, comunque nel momento in cui vi è un flusso entrante devono essere positivi. Attenzione alle unità di misura, perché la condizione in superficie
è una precipitazione, non un'intensità, è una precipitazione, un'altezza di precipitazione, quindi in millimetri. Mentre la condizione al contorno al fondo deve essere in metri. Poi il codice, per come è costruito, farà tutte le conversioni che servono per andare a risolvere l'equazione di Richards. Ma voi preoccupatevi solo che le condizioni al contorno in superficie siano date in millimetri e al fondo in metri. Dopodiché, allora, la conducibilità idraulica, se voi vi ricordate la griglia di calcolo, questa era costituita da centroidi e volumi di controllo. Tra un volume di controllo e un altro vi era l'interfaccia, vi avevo detto. E la conducibilità idraulica viene calcolata non nei centroidi, ma all'interfaccia tra i volumi di controllo, ovviamente in ogni interfaccia. E può essere calcolata considerando la media, il massimo, il minimo o una media pesata. Io vi consiglio di utilizzare quasi sempre il massimo o al massimo la media, perché danno i risultati più, tra virgolette, corretti. Dopodiché abbiamo la tolleranza, questo valore che vedete qui con tutti questi zeri, che deve essere un valore compreso tra 10 a meno 3 e 10 a meno 14, ma vi consiglio anche qui di mantenere una tolleranza alta, quindi un 10 a meno 10 o 10 a meno 12. E infine dovete scegliere tra il metodo di Newton e il metodo di Einstein-Newton. In realtà il consiglio è quello di utilizzare sempre il metodo di Einstein-Newton, quindi qui lasciate sempre uno. Ora, vi ho detto prima che una delle grandezze che bisognava inserire era il time step. Il time step che deve essere coerente con il passo temporale della serie di dati di input che noi diamo al modello, quindi per esempio la precipitazione. Ma l'equazione di Richards però viene risolta secondo un altro intervallo di tempo, che nel modello si chiama time delta. Quindi immaginate che il time step è l'intervallo temporale al quale voi vedete la soluzione stampata a video, mentre il time delta è l'intervallo temporale in cui l'equazione di Richards diciamo, trova la soluzione. Quindi più piccolo è questo time delta, migliore e più accurato ovviamente sarà la soluzione. E sicuramente questo time delta non dovrà mai essere maggiore del time step, deve essere al massimo uguale, ma vi consiglio anche di utilizzarlo più piccolo. Per esempio, se noi facciamo una simulazione oraria, quindi noi avremo un time step di 3600 secondi, il time delta, per esempio, io lo utilizzo di 1800, quindi considero una soluzione dell'equazione di Richards ogni mezz'ora, ma poi la soluzione che mi verrà stampata è ogni ora. Infine, sì, stiamo finendo. Qui dovete inserire il nome che volete dare al file di output, che verrà anche in questo caso inserito tutto in un file NetCDF. E come abbiamo fatto per la parte della griglia, anche in questo caso si può inserire un commento e vi consiglio di inserirlo perché vi aiuta tantissimo poi nella parte di post-processing e anche nel momento in cui andrete a vedere poi i risultati che avete ottenuto a distanza di giorni o di settimane o di mesi. Inserite qui per esempio la griglia che avete usato, le condizioni al contorno che avete messo alla superficie, al fondo, il delta T che avete utilizzato e qualunque altra informazione voi vogliate. Infine, come avete visto con il professore, un SIM file è costituito, diciamo, nella parte finale del SIM file ci sono le connessioni. Questa parte voi non la dovete assolutamente modificare, però sappiate che diciamo, una parte sostanziale del modello, perché rappresenta come le varie grandezze che ci sono nel modello vengono passate da una componente all'altra. Per esempio,
Vedete qui Solver Z e ReadNet CDF Z, che significa che questa grandezza Z, che sarebbe l'eta, quindi la discretizzazione della colonna di suono in verticale, viene letta dal ReadNet CDF, quindi viene letta dalla griglia che abbiamo creato noi, e questa grandezza viene poi passata al solver, il solver che poi lo utilizzerà per fare i suoi calcoli. Stessa cosa per esempio la conducibilità, viene letta dal ReadNet CDF e poi viene passata al solver. Quindi questa è tutta una parte che è necessaria per la componente OMS e che spiega come le componenti si parlano tra di loro. E qui io vi ringrazio e vi chiedo se ci sono domande. E spero le abbiate perché questa è una parte molto importante, quindi qualunque cosa non è stata chiara o semplicemente volete che la ripeto, io sono qua a vostra disposizione. Scusa, più che altro una curiosità. Sì, Daniele, aspetta. Prima ha fatto l'esempio che l'equazione di Richard veniva svolta ogni mezz'ora, però veniva stampata ogni, cioè, risultato, la soluzione veniva stampata ogni ora. Perché Sì. a questo punto no? Cioè, se faccio il calcolo su mezz'ora, perché non posso stamparla anche di mezz'ora? Allora, tu potresti stamparlo ogni mezz'ora, ma per avere una coerenza tra la precipitazione che hai in ingresso, che è ogni ora, e le caratteristiche di infiltrazione e poi quindi il ponding che per esempio si può formare in superficie, coerentemente conviene averla ogni ora. Cioè, Ah, ok. è una scelta che fai tu. Potresti anche averla stampata ogni mezz'ora. Ok? Però il discorso è che il modello è stato pensato con i due time step. Un attimo che li prendo, ecco. Questo time step è importante che sia coerente con la serie dei dati di input. Perché il modello come funziona? Lui legge il time step, iniziamo il 1° gennaio alle 00. Ok? Quindi alle 00 lui legge la precipitazione è 20 mm, no, 20 mm, 0,2 mm. Quindi dà questo dato a Richards che si risolve l'equazione, che se la può risolvere anche ogni 5 minuti. Il modello basta che ha un dato di input, poi fa assolutamente quello che vuole, coerentemente con quello che gli dici tu di fare. Dopodiché, però, l'altra precipitazione lui se la legge all'altro time step. Se tu gli dici che è mezz'ora, lui cercherà una precipitazione alle 00:02:30, che però nella serie temporale non c'è, perché la serie temporale è ogni ora. Ti faccio vedere un attimo la serie temporale, forse sono. Guarda, se questa è una serie temporale, no? In questo caso era ogni 5 minuti. Ok? Il time step quindi in questo caso deve essere 5. Se io avessi messo un time step di 1, perché tu gli dici che la soluzione di Richards la vuoi, quindi il time delta lo metto a 1 minuto e quindi la vuoi stampata ogni minuto, lui cercherà però una precipitazione ogni minuto, come fa il D-input, che non ha. Capito? Quindi il time step deve essere sempre coerente con la serie di input e sarà anche poi il time step degli output che stamperai tu. Ok, È più chiaro grazie. adesso? Sì. Ok. Ci sono altre domande sugli altri parametri? Ora comunque lo rivedremo nel sim file.